Con i gol dei due Foderaro, la Vigor Lamezia vendica la sconfitta dell'andata alla Federale di Sala contro lo Sporting Catanzaro Lido e allunga in classifica grazie anche al pareggio della Palmese nei confronti della Cinque Frondese. Anzi, addirittura è da dire che la Palmese ha dovuto raccogliere il punticino dell'1-1 nel secondo tempo con un rigore di Sapone, dopo che la Cinque Frondese era andata in vantaggio al nono con Audino. Quindi allunga, dicevamo, la squadra lamettina, sono sei adesso i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, e si appresta a vivere questo finale di stagione con più serenità, proprio per vedere quello che riuscirà ad ottenere, se sarà al primo posto direttamente oppure dovrà lottare per i playoff. Però certamente 6 punti a 6 giornate dalla fine sono anch'essi importanti, come d'altra parte lo erano i 10 della Gioiese nella eccellenza. Vince anche il San Giorgio 4-0, è un secco 4-0 contro l'Africo nell'anticipo di sabato, e vince anche l'Ardore che batte la Deliese 3-1 e si mette nelle condizioni di poter seguire appunto Palmese e San Giorgio rispettivamente a 2 punti e a 1 punto. Per la quinta posizione invece, come dicevamo, viene sconfitto lo Sporting, ma viene sconfitto anche il Comprensorio Archi, che perde in casa dal Ravagnese, mentre guarda caso la Ravagnese, che era ultima in classifica e che adesso raggiunge in ultima posizione proprio il Melicucco, che non ha potuto giocare e quindi questa partita non è stata giocata, eravamo al 39esimo del secondo tempo, era impraticabilità del campo, mancavano pochi minuti alla fine. La Capo Vaticano è in vantaggio per 2-1 sul campo del Melicucco. Adesso sarà stato davvero qualcosa di importante per costringere il direttore di gara a sospendere la partita quando mancavano pochi minuti appunto dalla fine dei tempi regolamentari. E bel colpo invece del Melito, che va a vincere a Roccella, che adesso inguaia la squadra roccellese, che poteva sperare con questa partita interna di togliersi dalla zona play-out e che invece viene risucchiata proprio con un punticino adesso di vantaggio su Melito ed Africo. Pareggia il Bivongi con l'Atletico Maide, quindi non si fanno male le due squadre e mantengono per il momento una posizione, il Bivongi a 27 punti, l'Atletico a 23 punti, ma che per il momento le tiene fuori dalla zona play-out.